Benvenuti a questo nuovo video tutorial nel quale vi voglio spiegare come risolvere il problema descritto proprio nel titolo di questo tutorial, e cioè il problema dei colori innaturali che si possono osservare in alcune indeterminate circostanze nei video flash. Quando si guardano i video su internet, insomma, in YouTube e altri siti. Ecco. Allora, questo tutorial, prima di tutto, mi è stato ispirato proprio da questo problema che ha avuto una iscritta al mio canale. Dico questo perché sulla mia installazione, sul mio PC, non ho questo problema. Diciamo, di suo, per sua natura, avendolo appena installato da zero, io non mi sono trovato con questo problema. Tuttavia, in alcune circostanze, in alcune installazioni, a quanto pare, fa superficie, viene in superficie questo problema. Il quale problema, ecco qua, come scrivo qua, è un problema che si presenta specificatamente ai possessori di schede grafiche NVIDIA. Io ho una Nvidia, la mia, diciamo così, collega di canale ha una Nvidia e quindi lei si è trovata col problema, io no. Poi vedremo per quale motivo, perché la causa è ben specifica. Ecco, non avendo altri PC con altri modelli, altre marche di schede grafiche, non sono a conoscenza della situazione con altre schede. Non credo che questo stesso problema si presenti almeno nello stesso modo anche per altre schede grafiche come le ATI o altre. Ecco, non lo so, quindi avendo solo Nvidia posso testimoniare per Nvidia. Allora, stiamo parlando di video visualizzati nel browser internet, quindi nel navigatore internet, attraverso il plugin di Adobe Flash. E parlando di browser, mi viene in mente di aprire una piccolissima parentesi che magari può incuriosire qualcuno, ed è la seguente. In fin dei conti, che differenza c'è per chi usa Google Chromium rispetto a Google Chrome? Chi ha fatto la scelta di usare il navigatore internet di Google, in effetti, si trova confrontato con un paio di scelte, con un nome molto simile ma con due programmi diversi. E allora, in fin dei conti, probabilmente qualcuno sarà anche incuriosito a dire: ma che differenza c'è in fin dei conti se entrambi, sia Chromium sia Chrome, sono di Google? Allora perché crearne due? Beh, la differenza sostanzialmente è questa: Chrome è la versione proprietaria di Google, con un paio di funzionalità in più rispetto a Chromium, e che consistono nel dialogo di stampa personalizzato specifico. Quindi, quando si vuole stampare una pagina web attraverso il navigatore, viene visualizzato con Chrome un dialogo specifico di stampa suo, creato apposta, e con un lettore PDF integrato. Quindi, quando si apre un documento PDF che si trova in rete, viene attivato questo lettore integrato di PDF. Queste, che io sappia, sono le uniche differenze evidenti a livello utente, evidenti rispetto a Chromium, che è la versione open source, comunque sempre di Google, di Chrome. E Chromium, essendo la versione open source, è quella che si trova già nei repository di Ubuntu e quindi facilmente installabile, rispetto a Chrome, che invece deve essere scaricato a parte. Non che Chrome non esista per Linux, c'è, cioè, come, ma deve essere scaricato appunto dal sito di Google, mentre Chromium è tranquillamente presente nei nostri repository Ubuntu. Ecco. Chromium è, come dire, come l'ho scritto qui, la palestra di sviluppo di Chrome. Quindi non c'è nulla nelle versioni di Chrome che non sia dapprima passato e testato in Chromium. Ecco, quindi capite, c'è un po' una dipendenza fra uno e l'altro. Quindi Chromium è open source, e open source vuol dire che tutta la comunità di sviluppatori può parteciparvi, ed è per quello che io la chiamo un po' la palestra di sviluppo di Chrome, perché poi sono
ciò che viene provato, testato e visto funzionare in Chromium sfocia poi nella versione proprietaria griffata Google. Ecco, tutto qua. Questa era solo una parentesi che non c'entra niente col problema dei colori naturali di Flash, ma già che parliamo di plugin Flash che lavorano in un browser internet, ho voluto aprire questa piccola parentesi per chi ha scelto di usare Chromium o Chrome rispetto a Firefox o Opera o che so, Epiphany di GNOME, eccetera, eccetera, varie opzioni di navigatori web. Quindi così mi è venuta una piccola parentesi che ho voluto innestare qui, anche perché fare un video solo per dire questo era ovviamente troppo poco, l'ho innestato in questo contesto. Torniamo al nostro problema delle schede grafiche Nvidia e dei colori naturali di Flash. Allora, il problema. Il problema è che in alcune configurazioni di PC che usano Flash per visualizzare i video mostrano colori completamente sballati, tutto in tinta blu puffo, verde marziano o altro ancora. Ecco, in molte altre configurazioni invece, come la mia, come ho detto, come la mia installata di fresco a nuovo, tutto funziona correttamente mostrando i colori naturali senza accorgersi minimamente di questo problema. Il problema, tralasciando quelli endemici di Flash, dico perché Flash ormai ne ha sempre di problemi, questo plugin ogni volta ne risolvono e ogni volta ne saltano fuori, ma pazienza, è dovuto, e quindi questa è proprio la causa specifica, è all'opzione di accelerazione hardware attivata per difetto nel plugin del browser e alla presenza nel sistema della libreria LibVDPow1. Ecco, detto così, capisco che non avrete capito nulla. Comunque, questo è il sunto del problema, quindi la combinazione di questi due elementi. Quindi c'è un'opzione nel browser Chromium, in questo caso perché io ho installato Chromium, c'è un'opzione che permette di sfruttare l'accelerazione hardware. Cosa vuol dire? L'accelerazione hardware permette di sfruttare al meglio la dotazione del PC, cioè la GPU, ovvero il processore grafico della scheda grafica, e assieme alla CPU, che è poi il processore del PC vero e proprio. In alcuni casi, appunto, la combinazione fra questa opzione attivata nel browser, che vedremo fra un attimo, quindi sarà più facile capire queste frasi che ho appena detto fra un attimo, quindi la combinazione dei due fattori, quindi l'accelerazione hardware attivata e l'installazione nel proprio sistema di questa libreria che ha a che fare anche lei con l'accelerazione grafica, col voler sfruttare la grafica, la scheda grafica, il processore della scheda grafica, questa combinazione fa sì che i colori dei video purtroppo risultino sballati, quindi completamente innaturali. Ecco, e questo appunto a quanto pare su alcune installazioni di PC è una combinazione che ci si ritrova già in questo modo, mentre per esempio sul mio PC, avendo installato a nuovo da zero, non mi è stato installato questa libreria io non l'ho installata nella mia installazione originale, e quindi a me funziona tutto tranquillamente senza problemi, pur avendo l'accelerazione hardware, cioè l'opzione attivata. Quindi a me manca una delle due condizioni per creare il problema. Però, per potervelo mostrare il problema, io mi sono installato, ho proprio volutamente installato questa libreria e vi faccio vedere nell'Ubuntu Software Center che l'ho installata. Eccola qua, installata proprio non molto tempo fa, e vedete che si chiama, un nome un po' strano, comunque libvdpow1. Ecco, e questa libreria, appunto, se a qualcuno interessa, viene spiegato che permette per le schede grafiche Nvidia, vedete che è specifico per queste schede grafiche, di sfruttare la potenza, le capacità del processore grafico per migliorare le prestazioni quando si guardano i video, giochi, insomma, eccetera, eccetera. Ecco. Lasciamo perdere un po' la parte tecnica, che è anche complessa, con queste sigle che sono quasi impronunciabili. Comunque, il succo della faccenda è che se sul vostro PC avete installato questa libreria e contemporaneamente avete attivato nel browser, cioè nel navigatore internet,
l'opzione di accelerazione hardware, vi ritrovate con questo risultato che adesso vi mostro. Quindi torniamo sul browser e vi faccio vedere un esempio. C'ho già qui un link di un video qualsiasi su YouTube. E vi posso mostrare, ecco, quando parte, vedete che la faccia di questo signore che sta parlando, vediamo un po' se parte il video a schermo pieno, così lo vedete ancora meglio. Ecco, vedete che è tutto blu, sembra un puffo questo signore. Non guardiamo troppo il resto della schermata, perché potrebbe avere anche questi colori. Comunque vedete che anche la dash è decisamente sul blu. Questa è l'icona di Ubuntu One che dovrebbe essere arancione ed è completamente blu. Vedete che tutti i colori sono completamente sballati. Completamente blu, diciamo che proprio a occhio è evidentissimo il problema. Il problema dove sta è che questo video YouTube lo stiamo guardando con il plugin Flash, vedete? È attivo il plugin Flash e nelle impostazioni è abilitata l'accelerazione hardware. Quindi questa impostazione, unita al fatto che sul mio sistema in questo momento è installata questa libreria, crea questo problema. Adesso, la soluzione, dove sta la soluzione? Ce ne sono un paio di soluzioni, di verità. La prima è quella che, se nel vostro sistema vi trovate già comunque senza neanche saperlo, perché fino a quando non ve l'ho detto io non avevate nessuna idea di avere questa libreria installata, però adesso constatate che l'avete installata, magari perché in un qualche modo il vostro sistema la può sfruttare, la può usare, è ottimizzata con quello, quindi magari volete lasciarla installata e non volete toglierla per non perdere magari qualcosa, qualche funzionalità, chi lo sa, non lo so. Comunque, se era installata, magari un motivo c'era, lasciamola pure installata. E quindi un modo per risolvere questo problema è disattivare l'accelerazione hardware nel plugin Flash. Quindi, guardando dei video con Flash non avrete più l'opzione hardware dell'accelerazione hardware attivata, ma in cambio vedrete i colori naturali. E come facciamo questo? Quindi posizionarsi su un video che richiede Flash, qui l'abbiamo già per esempio, e normalmente cosa dovremmo fare intuitivamente? Tasto destro e si cercano le impostazioni. Tasto destro, impostazioni, quello che ho fatto un attimo fa. Vedete che è attivato il cecchettino qui. Vediamo un po' se riesco magari a zoomare. Ecco, vedete, è attiva l'opzione abilita accelerazione hardware. Dobbiamo togliere questo listino. A questo punto c'è un problema pratico, è che questa finestrella, una volta che appare, non è cliccabile, cioè non possiamo interagire con il mouse su questa finestrella, siamo bloccati lì. Ecco, è quello che dico qui nel secondo punto. Il problema è che non possiamo interagire con la finestra delle opzioni che appare e quindi apparentemente siamo bloccati, dovremmo toglierlo ma non ce la facciamo. E questo è dovuto a un problema di flash del plugin, non si sa bene cosa, ognuno, insomma, Adobe dà la colpa a qualcuno, gli altri danno la colpa ad Adobe, lasciamo perdere. Fatto sta che ci ritroviamo bloccati. Come facciamo? Uno, non possiamo neanche chiudere questa finestrella. Allora, cominciamo a risolvere quel problema. Quindi, invece di andare con il mouse a chiudere, dobbiamo andare. Clicchiamo sulla finestrella una volta affinché abbia quello che si dice il fuoco, cioè finché sia lei che abbia che sia la finestrella principale in questo momento, e poi con il tabulatore della tastiera facciamo tante volte il tabulatore finché questo contorno giallo non arriva sul pulsante chiudi. Vedete che sto andando e voilà, chiudi. Adesso possiamo fare enter sempre con la tastiera, con il mouse è inutile, e così ci liberiamo della finestrella. Quindi dobbiamo agire con la finestra. Scusate, con la tastiera. E questo abbiamo risolto il problema. Adesso non abbiamo risolto il problema di togliere l'accelerazione hardware. Come facciamo? Ecco, ho scoperto che è semplice la soluzione, anche se è un po' sciocca pensarci. Dobbiamo mettere prima il video a schermo intero. Poi richiamiamo di nuovo le impostazioni e a questo punto
possiamo agire con il mouse. Quindi con il video completamente ingrandito a tutto schermo, allora sì che funziona il mouse. Questo sembra un po' sciocco, ma è così, è anche semplice come soluzione. Quindi disabilito l'accelerazione hardware, faccio chiudi e adesso l'abbiamo tolta. Quindi abbiamo sempre la nostra stramba libreria libvpdao installata, ma non abbiamo più attivata questa opzione. Ecco. Adesso onestamente non so se è sufficiente far rileggere la pagina, proviamoci del video, o devo chiudere tutto il browser, questo non me lo ricordo, vediamo un po' come appaiono i colori. Ecco, vedete, è stato sufficiente fare un rinfresco della pagina, e vedete che i colori adesso sono decisamente naturali. Vedete il signore qui che parla, che è diventato rosa naturale, le icone qui della Dash col suo Ubuntu One arancione e tutto sono decisamente naturali e vedete che abbiamo risolto il nostro problema. Quindi, soluzione numero uno, per chi si ritrova già questa libreria installata, la lasci pure dov'è, che magari c'è bisogno in altre parti del suo sistema, e può semplicemente disabilitare l'accelerazione hardware. Abbiamo visto come fare per ovviare allo strano problema della finestrella che non interagisce quando è piccolo il video. Ecco. Quindi questa è la prima soluzione. Per chi come me invece vuole non avere questa libreria installata, o meglio, diciamo che io parto già con questa libreria non installata, quindi non ho il problema, ma mettiamo che qualcuno è convinto che questa libreria in realtà non gli serve, se la ritrova installata ma gli dà solo fastidio, allora la seconda soluzione cos'è ovviamente? Si può lasciare l'accelerazione hardware impostata come prima, adesso qua, ecco. Quindi io la riabilito com'è sul mio sistema standard naturale, come me lo ritrovo. Quindi la riabilito e quindi se rinfresco la pagina, se rileggo la pagina, mi ritrovo di nuovo con i puffi, vedete, blu. E soluzione numero 2, disinstallare ovviamente, un po' al contrario della soluzione, disinstallare la libreria. Quindi io torno nella mia situazione, chiamiamola così, naturale, quindi accelerazione attivata, ma mi disinstallo questa libreria. Quindi rimuovo la libreria. Password. Adesso la rimuovo. Così mi ritrovo di nuovo al punto di partenza per quanto riguarda il mio PC. Ecco. Rimossa, libreria non più installata, torno nel browser e ci riprovo solo a rileggere la pagina, anche se questa volta, essendo una libreria installata, non sono sicuro. Vediamo un po'. No, vedete ancora blu, perché adesso proprio mi devo rassegnare, devo chiudere completamente il navigatore web, riaprirlo. E torniamo nel nostro esempio, nello stesso video che è così ancora quello di prima, e vediamo che sono tornati i colori naturali. Io ho l'accelerazione attivata, ma non avendo più quella libreria, ho i miei colori naturali, vedete? Perfettamente naturali. Ecco, questa è la soluzione numero 2. Ognuno può scegliere quella che ritiene meglio per lui. Comunque ci sono due soluzioni per risolvere questo, chiamiamolo classico, tipico problema di flash con Nvidia, perché a quanto pare è parecchio tempo che c'è o c'è sempre stato questo problema. C'è chi non se ne accorge come me perché non ho questa combinazione di fattori, c'è chi se ne accorge perché ce l'ha questa combinazione di fattori, e così avete visto che abbiamo risolto facilmente. Come finale di questo tutorial non posso non dare il consiglio comunque di passare, ecco, diciamo così, di passare ad usare per quanto possibile un modo di vedere i video che non implichi l'uso
del plugin Flash, perché plugin Flash è sempre portatore di problemi, ormai lo sappiamo. Flash sta lentamente morendo a favore di cosa? Di la nuova tecnologia per visualizzare i video, che è questa. Vedete qui la sigla HTML5. Tenete presente questo perché sta mangiando, diciamo, popolarità rispetto al plugin Flash, che fino a poco tempo fa, non molto tempo fa, era praticamente predominante in tutta la rete. Ora sempre più siti si stanno adattando, Google e YouTube compresi, ecco. Quindi, io ve l'ho già detto nel video precedente come attivare questa modalità ancora in versione di prova. Ve lo rifaccio vedere qui perché è proprio un contesto ottimale parlando del plugin Flash. Quindi c'è questo indirizzo, che vi posso lasciare nuovamente nella descrizione del video, al quale potete recarvi, quindi YouTube slash HTML5, e qui in basso potete attivare la modalità HTML5. Cosa fa questa modalità? Allo stato attuale, essendo ancora una modalità in prova, voi cliccate qui. Io sono già entrato naturalmente in questa modalità, vedete che c'è scritto esci dalla versione HTML5. Se non siete ancora entrati, la frase cambia, c'è scritto tipo entra nella versione di prova HTML5. Cliccate e vedete le cose come me, con tutti i listini verdi qua, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, allo stato attuale dice una versione di prova e i video che si vedono già con il visualizzatore HTML5, quindi che non ha più nulla a che fare col Flash, col plugin di Flash, sono quelli senza annunci pubblicitari che appaiono sotto, i banner pubblicitari. Ecco, tutti quei video, compresi anche per esempio quelli del mio canale YouTube, quindi tutti, possono già essere visti con il player, con il riproduttore HTML5. Quelli con gli annunci pubblicitari, come quello che ho usato prima per mostrarvi il problema, in realtà ha attivato gli banner pubblicitari, quindi vengono deviati ancora questi video sul plugin Flash per il momento, ma il futuro, ecco, diciamo che è segnato, per fortuna. Ecco, una volta che avete attivato questa modalità, come me, HTML5, com'è che ci si accorge che si sta guardando con Flash o meno? Ecco, ho qui un paio di esempi velocissimi, giusto per mostrarvi la differenza, che almeno ve ne accorgete. Ecco, ok, questo video è uno dei miei e questo è un altro dello stesso signore di prima. Quindi sto guardando in Flash o in HTML5? Allora, primo indizio che se stiamo guardando un video in Flash si vedono le varie qualità video, cioè le varie definizioni alto o bassa, su una colonnina sola, così come lo state vedendo qua. Secondo indizio, ovviamente tasto destro all'interno del video e vedete informazioni su Adobe Flash. Quindi questo video non lo stiamo guardando col plugin Flash. Rispettivamente il video in HTML5, se noi andiamo sulle impostazioni, vediamo che la qualità del video è sulla sua colonnina qui, ma in più è suddiviso in un'altra colonna dove potete fare andare più velocemente o rallentatore il video. Quindi ci sono delle opzioni in più nel player HTML5. Quindi se vedete la qualità video e la velocità su due colonnine, avete già un indizio che state guardando il video senza più avere a che fare col plugin Flash. Inoltre anche qui, tasto destro, impostazioni, vedete che ci sono tutt'altre impostazioni e in fondo, invece delle informazioni del plugin Flash, vedete informazioni su HTML5. Ecco, quindi guardando questo video voi sapete che il plugin Flash l'avete scordato e non avete più tutti questi problemi di colori, non colori, con accelerazioni grafiche, no, carta NV, scheda grafica NVIDIA o meno. Non ve ne importa più nulla, il futuro è questo ed è decisamente più roseo. Ecco, è tutto, direi. Vediamo un po', sì, è proprio tutto. Come di consueto, vi ringrazio per l'attenzione. Spero che questo video a qualcuno possa essere utile e vi attendo al prossimo video. Grazie, ciao ciao.